Una mattinata di sport al Pala Santa Filomena di Chieti Scalo per gli studenti ucraini che frequentano le scuole di Chieti. Un'iniziativa dell'amministrazione per avvicinare i ragazzi giunti dall'orrore della guerra in Ucraina ai valori dello sport e della condivisione. Ci tenevamo molto insieme al nostro sindaco, insieme alla collega Gianmarino, con il Chivanis Distretto Italia San Marino e con la Federazione Pallamano. Volevamo regalare ai bambini ucraini presenti nei quattro comprensivi della nostra città un momento di normalità in una situazione che tutto è meno che normale, ma non è soltanto, come ben diceva, un appuntamento una tantum, ma ci saranno novità, perché vogliamo coinvolgere sempre di più i comprensivi, ringraziamo i quattro dirigenti scolastici, affinché si possa davvero estendere in prospettiva questo appuntamento alle classi a cui appartengono questi bambini, perché noi come amministrazione stiamo facendo molto per l'accoglienza, ma vogliamo fare ancora di più per l'integrazione. Crediamo che sia qualcosa di fondamentale, peraltro regalare loro oggi una giornata così bella all'interno di questo impianto che è un autentico gioiellino della nostra città è qualcosa di assai importante. All'interno di questa giornata ci sono i tecnici federali della Pallamano nazionale che parlano appunto come lingua madre l'ucraino e oltre ai momenti sportivi ci saranno anche dei momenti ludico-ricreativi. Hanno cominciato ad allenarsi con la squadra della Pallamano Chieti anche quattro ragazzi ucraini del 2006. Attualmente vivono nel campus universitario, ma si stanno integrando ogni giorno di più. Sì, abbiamo avuto una segnalazione tramite la Federazione Italiana, che praticamente è il gestore di questo impianto, di questi quattro ragazzi che stavano fuggendo dall'Ucraina. Quindi li abbiamo intercettati, sono arrivati a Chieti e adesso vivono nel campus universitario e si allenano con noi, con la nostra società. È un momento anche di condivisione sui valori dello sport. Eh sì, diciamo che lo sport unisce tutti e rende l'animo gioioso, e questo è stato la volontà dell'assessore allo sport e del sindaco e mia, della pubblica istruzione, è proprio di creare una giornata in tranquillità per questi bambini che sono arrivati da tanto lontano e che si sono dovuti sistemare nelle nostre scuole cittadine.